porta qualsiasi tipo di effetto di giro. Gran risposta anche di rovescio. Il silenzio assoluto per questa sfida tra questi due grandi campioni. Scambio d'alta scuola anche qui. Molto bello questo scambio e prepariamoci a vedere veramente una partita molto molto frizzante. E quel brusio di sottofondo che si era creato. Undici-6, il primo set conquistato dal giocatore di Siracusa. Non lo parleremo il cinese. Specialmente noi a Roma. Gran passante questo di Bobo Cica. Non se l'aspettava proprio lì, giù la pallina. Stupendo questo colpo. Non pronto per il successivo colpo. Prima un blocco straordinario, poi doppia bene di dritto. Due straordinari recuperi di Giugiu. E qui il secondo top sicuramente doveva essere più sul rovescio di Giugiu piuttosto secondo che lì. Con un paio di colpi meno precisi. Vediamo se... Iniziale di 4-0. Parità. Palle forzate come in questa occasione, questo rovescio invece di essere aperto è stato forzato. Soffre evidentemente il gioco di Bobo Cica che qui sfiora il tavolo dopo. Non tanto dal nastro. E qui in modo lo sta rigiocando, è rientrato in partita. Finisce al nastro questa risposta di Bobo Cica. 13-11 del cinese. Terzo set che... l'effetto a Bobo Cica che spedisce la palla fuori. Non lascia trasparire segnali di emozioni mentre con questo blocco figuraccia della finale d'andata voglia assurda dal punto di vista tecnico. Già dal set adesso Bobo Cica. Giugiu è due iniziale al 3-2. Prova incrocia bene. Straordinario, se Giugiu si è fermato, ride e sorride, è incredulo per il colpo di risposta di Bobo Cica che è soddisfatto anch'egli della sua reazione. Guardate qui, un colpo straordinario, rovescio di Bobo, il dritto a incrociare e la il punto della vittoria per Giugiu, il punto che vale il 3-2 per il Castel Goffredo, un punto amaro io direi per il cinese che questa sera ha fatto proprie le due gare.